Tensione nella puntata di Tu sì che vales 2021 trasmessa sabato 2 ottobre. Un illusionista tedesco, André Blake, ha deciso di mettere la sua vita nelle mani di Sabrina Ferilli. Un'occasione troppo ghiotta per Maria De Filippi, che non si è tirata indietro quando si è trattato di terrorizzare l'attrice, al limite ti arrestano per omicidio. Se sbagli, lo uccidi. Attimi di tensione nella puntata di Tu sì che vales trasmessa sabato 2 ottobre, complice l'abitudine di Maria De Filippi di coinvolgere Sabrina Ferilli nei numeri dei concorrenti. In particolare, l'attrice ha partecipato all'esibizione di André Blake, illusionista 25enne che viene dalla Germania, precisamente da Norimberga. La sua specialità è la giocoleria acrobatica pericolosa. Maria De Filippi ha proposto subito a Sabrina Ferilli di aiutarlo. Sebbene controvoglia, l'attrice si è prestata, lui si è presentato tutto dark e arrivo io che sembro la figlia di Orietta Berti. È una questione di vita o di morte, ma soprattutto di intuito femminile. Metterò la mia vita nelle tue mani, ha spiegato Blake, lasciando perplessa la povera Sabrina, che ha commentato sfiduciata. Già Norimberga è famosa per tutta una serie di situazioni delicate, cerchiamo di non ricordarcela anche per una tragedia avvenuta qui dentro. Intanto, l'illusionista ha sollevato un velo, mostrando un tavolo sopra il quale penzolavano 6 spade. Quindi ha spiegato a Sabrina Ferilli che avrebbe dovuto tirare delle cordicelle, tentando di non scegliere quella collegata all'unica tra le 6 spade in grado di trafiggere il corpo dell'illusionista, colpendolo al cuore e uccidendolo all'istante. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.